sono presente qui alla manifestazione perché presenteremo le attività che abbiamo in programma nel periodo tra settembre e dicembre, che prevedono un ciclo di webinar sull'invecchiamento attivo e l'organizzazione di un evento internazionale il 28 ottobre qui a Roma sulle diseguaglianze oncologiche sia a livello internazionale che a livello europeo. Il ciclo di webinar sull'invecchiamento attivo è destinato a tutti i cittadini. In Europa c'è un problema di invecchiamento della popolazione, ma abbiamo anche un problema di arrivare sani a questo invecchiamento. Quindi si alterneranno vari medici esperti che daranno dei consigli su come affrontare al meglio l'invecchiamento. Si tratta di un ciclo di circa 6-7 webinar che cominceranno a partire dalla fine di settembre fino alla fine di dicembre. E saranno le informazioni relative a questo ciclo saranno disponibili sul sito di eventipa.formex.it a partire più o meno da agosto. Ci saranno queste informazioni. Per quanto riguarda invece l'evento internazionale sulle diseguaglianze oncologiche, l'evento si terrà presso il CNR, che è partner dell'iniziativa in quanto è un centro di documentazione europeo, e si terrà, sarà una giornata in presenza che prevede più o meno un intervento dalle 10 alle 13.30. Tutte queste attività saranno organizzate con il supporto degli Sportelli Europa della Regione Lazio.